numero imprecisato di comando in aperto Mediterraneo, eravamo con la flottiglia Freedom Flottiglia, quindi 6 navi di diverse dimensioni che cercavano di forzare l'embargo imposto alla striscia di Gaza. Si tratta della più grande flottiglia civile che nella storia proprio ha tentato di forzare un blocco militare, navale in questo caso, e è stata repressa nel sangue. Le cifre ufficiali parlano di 9 morti per il momento, ma dalle testimonianze che ho raccolto sia nel carcere che nel centro di detenzione per immigrati i numeri sembrano essere di gran lunga più alti, e questo però cercheremo di verificarlo nel corso del tempo. La infermiera Jerry Campbell, australiana, che ha prestato servizio nell'infermeria della Mavi Marmara, che era la nave turca, la più grande, quella che ospitava il maggior numero di persone, ha parlato di addirittura 19 vittime e di diversi cadaveri gettati in mare, di esecuzioni sommarie, di cadaveri nei bagni trovati con un colpo alla nuca e di un bagno di sangue. Parlano proprio di legni che galleggiavano il sangue sul ponte, quindi si parla di una strage in pratica. La barca dove io ero imbarcato era la 8000, la Spendoni, e ospitava 46 fra giornalisti e attivisti. Era presente con noi anche l'ex ambasciatore in Iraq degli Stati Uniti e diversi cittadini americani di religione ebraica e vari altri attivisti provenienti da varie parti del mondo. Nella nostra barca non c'è stata una violenza perché era stata decisa un'azione di interposizione pacifica e quindi, a parte il capitano che è stato malmenato, alcune persone colpite, due persone colpite dal taser e un po' di paint bullet, non ci sono state gravissime conseguenze fisiche. Quindi niente a che vedere con quello che è successo sulla Mavi Marmara. Dopo di ciò siamo stati tutti immobilizzati e portati al porto di Ashdod, che distava dal punto dove noi eravamo a 75 miglia nelle acque internazionali, che significa assolutamente fuori dalla giurisdizione palestinese, che significa fuori dalla giurisdizione israeliana, e che rende questo atto un'azione di pura pirateria di Stato. Siamo stati portati ad Ashdod, in questo porto, dove siamo stati in qualche modo smistati poi nella prigione di Beersheba, centinaia di persone in questo carcere super nuovo, dove siamo riusciti a raccogliere queste informazioni, posso raccogliere testimonianze sconvolgenti su quello che era successo sulla Mavi Marmara, e io ho cercato di attingere a queste fonti, cercando di mettere insieme un quadro complessivo, perché noi dall'interno non avevamo nessun elemento in più se non i racconti delle persone direttamente coinvolti in questa tragedia. Dopo 3 giorni siamo stati trasferiti finalmente, abbiamo saluto poi sotto pressione del governo turco, all'aeroporto di Ben Gurion per essere espulsi e rimandati in Turchia nel caso. Io mi sono rifiutato perché pretendevo di tornare almeno nel porto di origine, che era Atene, e durante il mio tentativo di ribadire i nostri diritti, mostrando il biglietto di visita del consolato con il quale volevo comunicare, sono stato caricato in pratica da una decina di militari di Tsahal insieme con un ragazzo scozzese di origini palestinesi, e c'è stato 30 secondi di follia nel quale siamo stati picchiati, immobilizzati e poi trascinati in questo centro per migranti, un centro di detenzione per migranti all'interno dell'aeroporto di Ben Gurion. Lì sono stato veramente isolato, quindi sequestrato per una seconda volta e isolato totalmente dal resto del mondo. Il consolato non aveva notizie di me, nessuno aveva notizie di me. Sono riuscito a intercettare il passaggio dei cittadini greci che non intendevano anche loro andare in Turchia, e tramite il loro console sono riuscito a avvisare l'ambasciata e quindi a reperirmi in qualche maniera. E nel momento in cui poi si è mossa l'ambasciata, la situazione, però sono passate nel frattempo 12 ore, la situazione è cambiata, mi hanno trattato bene, mi hanno dato da mangiare, da bere, cosa che mi avevano rifiutato per le precedenti 12 ore. E mi sono trovato poi su un volo di Stato,
una condizione assolutamente paradossale, ma con una grossa tristezza addosso per queste morti che potevano essere evitate se il governo di Israele non avesse questo attacco di paranoia tale da misurare la propria forza sui civili con delle azioni così cruente. Cioè, l'unica cosa che chiaramente resta è che, nonostante apposta queste morti e questa tragedia, alcune cose si sono mosse. Il valico di Rafa da qualche ora, forse da un giorno, è aperto e lascia transitare i beni basilari che mancano dentro la striscia di Gaza, e questo già è un piccolo risultato. Le reazioni internazionali sono tali da lasciarci augurare una pronta rimozione dell'embargo che da 3 anni ormai strozza la striscia di Gaza. E questa Freedom Flottiglia non terminerà la sua missione con quest'ultima operazione, sicuramente partiranno presto altre navi e spero di essere su quelle navi di nuovo per forzare questo embargo inumano. E durante tutto il percorso sono riuscito a salvare le immagini di tutta la prima fase rispedendole indietro da Cipro, ma evidentemente l'ultima parte di viaggio, o meglio le cassette che documentavano l'ultima parte di viaggio, sono state sequestrate dalle forze armate israeliane, e io mi auguro che vengano restituite, proprio perché penso che Israele, se pensa apposta di aver fatto una cosa giusta, dovrebbe essere in grado di lasciar che il mondo si renda conto di quello che è successo, rendendo disponibili quelle immagini e facendo sì che le persone, vedendole, possano farsi una propria opinione.